Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video, però questa volta è l'ultimo video che farò in questa casa, l'ultima ricetta che ho deciso di fare, perché poi le nuove ricette arriveranno quando entreremo nella casa nuova. Vi farò vedere tantissime ricette che farò e credo molto diverse. Specialmente i primi, i secondi, antipasti, non ci saranno solo dolci come facevo in questa casa, che era un po' difficile registrare, eccetera. Per cui adesso vi farò vedere la ricetta, l'ultima ricetta che ho fatto, che come leggete dal titolo, torta al tiramisù. È la prima volta che la faccio, non l'ho mai fatta, vi dico che è venuta buona, molto buona, per cui fatela, che è venuta buona. L'unica pecca è la decorazione. Ogni volta che io faccio qualcosa che voglio, diciamo, migliorare, alla fine la decorazione va sempre un po' così così. Per cui, però, niente. Diciamo che la torta è venuta buona. Ovviamente l'intro lo sto registrando dopo aver fatto la ricetta, perché ovviamente mi sono dimenticata di fare l'intro. Per, diciamo, spiegarvi questa ricetta un po' veloce, facile da fare. E niente, io vi lascio al video. Ovviamente non ci sarà, diciamo, la mia solita fine dell'intro dove vi assaggio, diciamo, la torta o vi faccio vedere o vi dico se è buona. Per cui io direi che lo farò un po' diverso questo video. E prima di iniziare a vederlo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciatemi un like e ovviamente seguitemi su Instagram. Mi sto impappinando, ma perché? Se non sono io a impappinarmi, non sono io. Lasciamo perdere, va, che sto già un po'. Allora, niente, vi lascio al video e noi ci vediamo al prossimo. Per cui l'ultimo video che mi dispiace un po' perché a me piace fare questi video di ricette, farvi vedere, diciamo, quello che preparo, quello che faccio, però dato che non ho più tempo a farli e ci vuole molto tempo a registrarli, a montarli, a fare anche le ricette, eccetera. Però vabbè, concludiamo così in bellezza l'ultima ricetta spero non di quest'anno, ma spero che, non so, tra 4 mesi riuscirò a fare nella nuova casa altre ricette molto più belle. Detto questo, che ho parlato fin troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Buona visione, ciao! Ciao fragoline, benvenuti nella mia cucina. Allora, facciamo la torta al tiramisù. È la prima volta che la provo e voglio farla insieme a voi. Per cui vi mostro gli ingredienti e poi facciamo la preparazione. Intanto vi lascio la sigla e poi vi mostro gli ingredienti. Per il pan di Spagna ci servono 4 uova, 70 g di fecola di patate, 70 g di farina. Questi sono i 4 ingredienti che si servono per fare i pan di Spagna. Ovviamente la fecola di patate io uso questa qua, che è fantastica. Invece, per bagnare il pan di Spagna serve caffè amaro 150 ml, 120 ml di acqua,
e 10 grammi di zucchero a velo. Per la farcitura serve mascarpone 250, panna fresca 150 ml, il baccello di vaniglia, ma io uso questo che è fantastico ed è buonissimo, per cui un cucchiaio va bene, e 150 di zucchero a velo. Per la decorazione, sopra ci metto il cacao amaro, pochissimo ce ne vuole. E queste qui le codette al cacao, se volete potete mettere quello che volete. Io le metto intorno, nel bordo, non sopra ma nel bordo. Ne ho presi tre perché non sapevo se bastavano. E adesso iniziamo la preparazione. Ok, mettiamo le quattro uova. Allora, aspettate perché così me lo vedete meglio. Mettiamo le quattro uova dentro. Io uso la planetaria che faccio prima e poi si montano, diciamo, meglio. Metto il gancio e li faccio andare. Quando ho fatto andare le uova, aggiungiamo lo zucchero. Ovviamente dobbiamo farlo andare almeno per 15 minuti. Ok. Adesso mettiamo lo zucchero e lo facciamo andare per 15 minuti. Deve diventare bello spumoso, per cui un po' alla volta aggiungiamo lo zucchero. Scusate l'inquadratura, non so se vedete, però comunque ok. A velocità alta. Se il composto scrive, vuol dire che scende bene. Praticamente le uova sono montate come si deve. Ovviamente dovete calcolare che devono avere questa consistenza. Adesso tiriamo via. Adesso setacciamo la farina e la fecola di patate, le mettiamo dentro insieme. E poi mescoliamo dal basso verso l'alto, senza smontare le uova e il composto, ovviamente. Per cui aggiungiamo la fecola di patate setacciata, perché sennò fa grumi. Mettiamola dentro. Ok, facciamo la stessa cosa. Facciamo la stessa cosa con la farina. La setacciamo. E adesso dal basso verso l'alto mischiamo senza smontare il composto. Ovviamente fa le bolle. Quando tirate, fate su e giù. Praticamente vi escono le bolle, vuol dire che il composto va bene. Adesso non so se lo vedete, ma ci sono queste bolle. Allora, dopo che è pronto, praticamente prendiamo la teglia di 22 centimetri, mettiamo il burro così non si attacca la torta e ci mettiamo dentro l'impasto. Adesso per riscaldiamo il forno, io lo metto ventilato
per 40 minuti circa, poi ovviamente voi dovete vedere se la torta è pronta, a 180 gradi. Il mio ovviamente l'ho già riscaldato, ci mettiamo dentro la torta. Controllate sempre con lo stuzzicadente se è pronta, giustamente. Ci vediamo dopo la cottura. Intanto prepariamo la bagna per il pan di Spagna. Allora, caffè, ci versiamo l'acqua. Giriamo. Ovviamente io non ho una tazza più grande, per cui... E ci mettiamo lo zucchero a velo. Ovviamente questo se volete. Io provo così, con lo zucchero a velo. Perché dato che il caffè è amaro e non metto lo zucchero, con lo zucchero a velo diventa praticamente dolce. Così la bagna è pronta. Io uso questo pennellino poi per metterlo su. Ovviamente il caffè deve essere freddo. Ok, e questo è fatto. Facciamo la crema. Allora, mettiamo dentro la panna. Il mascarpone. Lo facciamo andare per un po' e poi ci aggiungiamo un po' alla volta lo zucchero a velo. La crema è pronta. La giro bene perché si sente lo zucchero a velo. La mischio un po' comunque. È pronta anche questa. Allora, torta pronta e anche raffreddata. Adesso la tagliamo. Ovviamente la mia è venuta bassa perché non era da 22 cm. Se invece avete una teglia più piccola, la torta si gonfia e potete farla a 3 strati. A me mi è venuta una, per cui fa niente, dovrebbe venire lo stesso. Intanto la tagliamo a metà. Mettiamo la bagna del caffè. Bagnatelo un po' perché sennò diventa troppo asciutta la torta. Adesso col sac à poche ci mettiamo sopra la crema che abbiamo fatto. Ok, possiamo mettere l'altro strato sopra.